Siamo all'aeroporto dell'Urbe e un amico di Caravaggio, Fabio, che era originario del Monte Fiascone, ha dato delle indicazioni per cui si poteva trovare un dipinto di Caravaggio anche oggi. Uno fu rubato a Palermo e di questo continuiamo a soffrire, l'altro è apparso a Madrid ed è questo che vedete. La storia è talmente avventurosa, perché era apparso considerato un'opera minore e in vendita 1500 euro, che quando ci siamo accorti, io per primo, che il dipinto era di Caravaggio, tutti gli studiosi, come non era capitato forse mai, con una scoperta che ha generalmente uno scopritore, sono stati d'accordo. Quindi sono usciti interventi sui giornali, di cui il libro dà resoconto, di Cristina Terzaghi, di Nicola Spinosa, tutti convinti che questa sia un'opera di Caravaggio, alcuni desiderosi di vederla dopo il restauro per capire quanta è la parte sicuramente sua, cioè l'invenzione e l'esecuzione. Lo vedete, il libro racconta questo ritrovamento sensazionale avvenuto il 7 aprile, dopo che per qualche giorno il dipinto era stato a un'asta, guardato con cupidigia e con sospetto da molti, e poi finalmente ritirato perché lo Stato spagnolo ha deciso che non si può volere dalla Spagna. E quindi io ho raccolto tutto insieme a Michele Cuppone e ho pubblicato il primo libro su questo dipinto scoperto, che è stato fino ad oggi storia di quotidiani, storia di giornali, storia che sembrava, come dire, distendersi nella dimensione effimera di un giorno solo, invece diventa un libro. Ed è il primo libro su questo dipinto da quando è stato scoperto, dicevo il 7 di aprile, e racconta anche la storia di tutti i dipinti che noi riteniamo di Caravaggio, pressoché l'unanimità, dopo la grande mostra del 1951 con cui Caravaggio esplose, che è la mostra di Palazzo Reale a Milano. Fu curata da Roberto Longhi, da Roberto Longhi a oggi. Sono passati 70 anni. Sapete quanti Caravaggio abbiamo trovato da allora? 15. Questo è il 15esimo ed è uno dei più singolari, perché si sente in questo il dolore, la passione, la morte, il senso di colpa di un uomo difficile e incredibilmente contemporaneo come Caravaggio. Ecce Caravaggio. E noi intanto partiamo dall'aeroporto dell'Urbe per andare verso Albenga, dove tracce di Caravaggio pure ci sono.